Grazie Francesco dell'introduzione, grazie anche agli organizzatori dell'evento, sono molto contenta di partecipare, di dare via questa serie di seminari, purtroppo online data la circostanza, però come diceva Francesco, il lato positivo è che così si riescono a raggiungere anche persone che difficilmente potrebbero presentarsi in sede per i seminari. Io mi presento brevemente, sono Martina, lavoro presso la sede INFN di Ferrara. Questo è il gruppo in cui lavoro, quella lì in alto sono io con dei capelli pre-pandemia, come potete notare, leggermente più corti di quelli che porto adesso. E abbiamo personale senior, cioè Paolo che è il capo del nostro gruppo, qualcuno di voi lo avrà conosciuto perché ha tenuto alcune lezioni di cosmologia a Perugia, e poi abbiamo Massimiliano, Luca ed Alessandro che completano il gruppo dei senior, e poi abbiamo un nutrito gruppo di studenti di dottorato che sono la vera ossatura del gruppo, sono le persone che effettivamente lavorano sulle attività che svolgiamo, e sono dei ragazzi molto bravi che lavorano su argomenti più disparati. Vedremo successivamente un po' il ventaglio delle attività di cui si occupano e contribuiscono appunto alle attività del gruppo in maniera considerevole. Io vi descrivo in due parole un pochino la mia parabola. Io mi occupo principalmente di analisi e interpretazione di dati osservativi di radiazione di fondo cosmico, con l'obiettivo di vincolare attraverso questi dati fisica fondamentale, come vedremo tra un pochino. Mi sono dottorata presso la Sapienza a Roma, poi ho svolto un postdoc a Stoccolma in Svezia, un altro postdoc nel Laboratorio Nazionale Argonne negli Stati Uniti, nei pressi di Chicago, e da circa un annetto sono tornata in Italia per insediarmi appunto nella sezione INFN di Ferrara. Questo conclude una brevissima introduzione sul mio background. Se poi avete delle domande più specifiche, insomma, su questo, insomma, sull'attività di ricerca in generale, sono felice di rispondere a domande di questo tipo. Iniziamo invece con l'argomento principale di questo seminario. Questa sera avrei il piacere di raccontarvi qualcosa sulla radiazione di fondo cosmico a microonde, a cui mi riferirò principalmente in maniera molto più breve come CMB, che è l'acronimo di Cosmic Microwave Background. La radiazione di fondo cosmico è appunto è diventata una delle osservabili principe della cosmologia moderna. È un po' l'osservabile da cui storicamente sono state ricavate informazioni sulla fisica del nostro universo e anche su questioni di fisica fondamentale. E in questo seminario ripercorreremo un po' le tappe principali dell'osservazione storica e attuale della CMB e per cosa l'osservazione della CMB viene utilizzata, che cosa vogliamo indagare attraverso l'osservazione e lo studio della CMB. Iniziamo appunto con un breve excursus storico parlando un po' di come è stata sia postulata l'esistenza della CMB che come è stata realizzata la prima osservazione. Per parlare di questo dobbiamo andare indietro nel tempo fino alla metà del Novecento, quando una tesi di dottorato sulla Big Bang nucleosintesi, durante lo svolgimento di questa tesi di dottorato che aveva come tema la Big Bang nucleosintesi, ovvero la formazione degli elementi leggeri nell'universo primordiale, venne postulata l'esistenza di questa radiazione che era presente nell'universo primordiale e che si sarebbe dovuta propagare con una sorta di fossile, come una sorta di radiazione fossile dall'epoca primordiale appunto fino ai giorni nostri, e
la persona che stava svolgendo questa tesi, Alter, stimò insieme ad un suo collega Herman che la temperatura di questa radiazione fossile dell'epoca del Big Bang al giorno d'oggi dovesse essere dell'ordine dei 5 Kelvin, che come vedremo non è troppo distante dalla temperatura che è stata effettivamente misurata. Considerate che si trattava di predizioni teoriche fatte per la prima volta all'epoca, per cui insomma questo tipo di accordo tra predizioni e le misure che furono poi effettuate è abbastanza interessante. Da quel momento però la predizione dell'esistenza di questa radiazione passò un pochino inosservata, era ancora un periodo in cui non tutti guardavano di buon occhio allo sviluppo, alla nascita della cosmologia, lo stesso concetto di Big Bang, il termine Big Bang venne un po' coniato in maniera dispregiativa per riferirsi a questi modelli di nascita dell'universo, di evoluzione dell'universo primordiale, e dobbiamo arrivare agli anni 60, 1964, per recuperare questo modello di radiazione di fondo cosmico e per individuare la prima osservazione di radiazione di fondo cosmico, che da allora in poi è legata al termine inglese serendipity. Questo perché le prime persone che osservarono la radiazione di fondo cosmico, Penzias e Wilson, non stavano effettivamente cercando di osservare la CMB, ma stavano facendo delle misure nel radio, volte a tutt'altro. Lavoravano per i laboratori Bell e con lo strumentone che vedete qui nella slide stavano facendo delle osservazioni nel radio e si resero conto che proprio quelle frequenze misuravano un eccesso di rumore che era lo stesso qualunque fosse la posizione in cui puntavano il loro telescopio, e che non riuscivano a risolvere in alcun modo. Questo rumore non poteva essere eliminato tramite nessuna operazione di pulizia. Ad un certo punto pensarono addirittura che potesse essere, magari qualcuno di voi lo saprà, che potesse essere un po' il residuo organico lasciato da qualche piccione, diciamo. E finché queste persone non furono messe in contatto con i loro vicini scienziati dell'Università di Princeton, che invece stavano cercando disperatamente di lavorare ad un esperimento che potesse osservare la CMB. Queste persone sono quelle elencate qui nella slide, di Peebles, Roll e Wilkinson. Se Peebles vi dice qualcosa, ha ricevuto il premio Nobel per la fisica recentemente, proprio per il suo contributo fondamentale in cosmologia. Loro stavano lavorando appunto ad uno strumento che permettesse di osservare la CMB, e quando venne loro detto che Penzias e Wilson avevano misurato questo eccesso a quelle frequenze, capirono subito che qualcuno prima di loro era riuscito ad ottenere questa misura. Si tratta di uno dei casi più eclatanti di collaborazione tra colleghi, tra scienziati anche di diverso ambito, perché entrambi questi gruppi, Penzias e Wilson e il gruppo di Princeton, pubblicarono due articoli sulla stessa rivista, in cui in un caso spiegarono il tipo di misura che era stato fatto e nell'altro invece il gruppo di Princeton fornì la spiegazione teorica, il contesto teorico attraverso cui interpretare l'eccesso che era stato osservato da Penzias e Wilson in termini di radiazione di fondo cosmico. Questa misura e questa spiegazione furono talmente convincenti che Penzias e Wilson ricevettero il premio Nobel per la fisica proprio per la prima osservazione della radiazione di fondo cosmico. Muovendoci un pochino più in là, la conoscenza teorica della radiazione di fondo cosmico cominciò a formarsi in maniera più corposa, e si arrivò all'idea che se tale radiazione si era formata nell'universo primordiale, aveva coesistito con tutte le altre componenti del plasma primordiale che si trovavano nell'universo primordiale, principalmente materia, e le condizioni dell'universo primordiale erano tali
da garantire delle interazioni molto efficienti tra radiazione e materia. Delle interazioni che hanno permesso appunto a questi fotoni di CMB di raggiungere una distribuzione di equilibrio termico, una distribuzione di corpo nero, che è quella che vedete rappresentata in questo grafico qui a sinistra. Il grafico rappresenta l'intensità che viene emessa da questa radiazione a diverse frequenze, e questa forma a campana è proprio la forma caratteristica dello spettro di corpo nero. Qui abbiamo diversi spettri che si distinguono tra loro per la diversa temperatura a cui si trova questo spettro di corpo nero. Le curve più alte sono quelle di spettri di corpo nero a temperatura più alta, mentre le più basse hanno temperatura via via più basse. E ho qui selezionato la curva nera, che corrisponde ad un corpo nero ad una temperatura di 2,7 Kelvin, che, come vedremo, è una temperatura interessante per noi. Potete pensare a queste curve un po'... Potete pensare che queste curve rappresentano un po' l'evoluzione della distribuzione del corpo nero della CMB man mano che l'universo espande e si raffredda. Lo stesso succede alla radiazione di fondo cosmico, alla sua distribuzione di corpo nero. La temperatura di questo corpo nero diminuisce man mano che l'universo espande e si raffredda. Quindi la sua distribuzione somiglierà via via dalle curve più alte per scendere alle curve più basse. Nell'universo primordiale l'accoppiamento tra fotoni di CMB e barioni, dove con barioni intendiamo tutta la materia standard, è tale che queste due componenti costituiscono di fatto un unico plasma. Perché questo è importante? Perché in queste condizioni questo fluido di fotoni e barioni tende ad oscillare e quindi tende a propagarsi come se fossero delle onde acustiche. Le oscillazioni sono dovute al fatto che mentre i barioni, la materia, tende a collassare su se stessa per l'effetto gravitazionale, i fotoni per contro forniscono invece una pressione di radiazione che tende invece a far espandere nuovamente questo fluido, e l'equilibrio dinamico tra queste due forze fa sì che si creino delle oscillazioni acustiche all'interno di questo plasma, che, come vedremo, lasciano una segnatura osservabile e molto peculiare nella distribuzione della CMB sulla sfera celeste. Queste oscillazioni, questo accoppiamento permane fin tanto che non si creano le condizioni per cui gli ioni possano ricombinarsi per formare degli atomi neutri. In particolare, fin tanto che non si forma l'idrogeno neutro, per cui elettroni e protoni si ricombinano per formare l'idrogeno. Quando questo succede, Si dice che l'universo diventa finalmente trasparente. Perché si dice questo? Potete pensare che la stessa cosa succede quando osservate il cielo nuvoloso. Non riuscite ad osservare quello che c'è oltre le nuvole, perché la radiazione che proviene da oltre le nuvole viene continuamente scatterata dall'interazione con le componenti delle nuvole stesse, per cui non riuscite a percepire ciò che c'è dietro le nuvole. Quando invece le nuvole si diradano abbastanza da evitare che i fotoni provenienti dal di sopra scatterino con la materia atmosferica, con le nuvole, in maniera troppo efficiente, allora finalmente riuscite a percepire la radiazione che proviene dal di sopra. E la stessa cosa succede con la radiazione di fondo cosmico. Intanto che gli scatter tra i fotoni e la materia libera, principalmente gli elettroni liberi, non diminuiscono per il fatto che gli elettroni si ricombinano con l'idrogeno, non riusciamo a vedere cosa c'è oltre questa cortina che è rappresentata dalla cosiddetta superficie di ultimo scattering. Nel momento in cui gli elettroni liberi diminuiscono, il numero di scattering tra elettroni e fotoni diminuisce e i fotoni della CMB finalmente riescono a propagarsi liberamente senza questo fardello della materia che viene accoppiati a se stessa attraverso l'universo. E quindi la CMB inizia il suo viaggio dalla superficie di ultimo scattering fino a noi che vogliamo osservarla.
La prima misura della CMB effettuata da Penzias & Wilson potete immaginarla come se Penzias & Wilson avessero osservato l'intensità della CMB ad una sola delle frequenze rappresentate in questi grafici e vedremo in seguito ad una delle frequenze più alte, mentre l'ambizioso progetto del satellite che viene mandato in orbita sul finire degli anni 90 per l'osservazione dello spettro in frequenza della CMB era quello proprio di misurare questo spettro a diverse frequenze, a tutte le frequenze. E quello che questo satellite ha ottenuto, il satellite COBE, Cosmic Background Explorer, è questo grafico che vedete sulla destra della slide. La curva blu rappresenta la predizione teorica dello spettro di corpo nero della CMB a 2.7 Kelvin e i puntini rossi, le crocine rosse, sono invece i dati sperimentali che vennero raccolti da COBE. E una cosa molto interessante di questi punti sperimentali è che le barre di errore che vedete rappresentate come croci appunto in questo grafico sono esagerate rispetto alle barre di errore effettive, sono ingrandite di molto in maniera tale da poter essere apprezzate sulla curva, perché le effettive barre di errore sono talmente piccole da confondersi con lo spessore della curva teorica. Questo per dirvi che COBE è riuscito a fare una misura dello spettro in frequenza della radiazione di fondo cosmico, confermando il fatto che la radiazione, che la CMB è distribuita come un corpo nero, spettacolare, tanto spettacolare da aver guadagnato il secondo Nobel in fisica dato per la CMB ai principal investigators, ai capi, insomma, della missione COBE. Queste misure sono state talmente precise da consentire di vincolare la deviazione dello spettro in frequenza della CMB da quella di un corpo nero in maniera estremamente dettagliata. Questo ci permette di escludere tutta una serie di fenomeni particolarmente esotici eventualmente avvenuti nell'universo primordiale possa effettivamente aver avuto luogo. Questo perché se questi fenomeni fossero avvenuti, si tratta di fenomeni che sono seguiti da un rilascio di energia considerevole, se questi fenomeni fossero avvenuti, allora lo spettro in frequenza della CMB ne avrebbe risentito e avrebbe avuto una forma diversa da quella che invece è stata effettivamente osservata da COBE. E ovviamente la forma di questo spettro ha anche consentito di fornire una misura molto precisa della temperatura a cui si trova oggi la radiazione di fondo cosmico, che è di 2.7 Kelvin, per la precisione 2.7255, che è il numero che vedete su questa slide. Ora, se immaginiamo di ripetere la misura di Penzias & Wilson puntando il telescopio verso diversi punti della sfera celeste, quello che otterremmo sarebbe una mappa completamente omogenea, ovvero vedremmo più o meno la stessa intensità provenire da ogni punto del cielo. Cosa succede se rimuoviamo un'intensità pari a questi 2.7 Kelvin? Cosa ci aspettiamo di trovare al di sotto di questa temperatura media della CMB? Quello che troviamo è questa mappa, che è sempre ottenuta da dati di COBE, che ci mostra come a seconda della regione del cielo che stiamo osservando la temperatura della CMB appaia in alcune zone leggermente più alta e in altre zone leggermente più bassa, dove questo leggermente è dato dal numero che vedete qui in basso. Si tratta di una differenza dell'ordine dei millikelvin su una temperatura che invece è misurata in Kelvin. E in particolare vedete questo pattern bipolare, cioè c'è proprio una zona in cui la temperatura è più calda e una zona in cui è più fredda. Qual è il motivo di questa differenza di temperatura? Si spiega in maniera abbastanza facile, tenuto conto che rispetto ad un sistema di riferimento in cui la CMB
se volete, è ferma. In realtà il satellite COBE e noi stessi non siamo fermi perché ci muoviamo intorno al Sole, il Sole si muove all'interno della galassia, la nostra galassia si muove all'interno del gruppo locale in cui ci troviamo, il gruppo locale si muove verso un altro ammasso di galassie. Quindi se teniamo conto di tutta questa composizione di velocità, è facile spiegare questa anisotropia di dipolo come uno shift Doppler della temperatura osservata della CMB dovuta al moto relativo del satellite COBE rispetto alla CMB stessa. Dopotutto, se la spieghiamo in questi termini, non ci appare come una anisotropia particolarmente interessante. La cosa interessante succede se rimuoviamo anche questa anisotropia di dipolo, perché quello che osserviamo è invece un pattern come quello riportato nel grafico in alto a sinistra di questa slide. Questa slide mostra di nuovo la sfera celeste e la temperatura della CMB osservata a diversi punti di questa sfera celeste e diversi colori rappresentano variazioni di temperatura della CMB. Come vedete, questo pattern è un pochino più interessante di quello che abbiamo visto prima. Si tratta proprio di chiazze diverse e sembra non esserci un pattern preciso, se non riusciamo ad identificare una struttura coerente come nel caso del pattern dipolare. La mappa che vi ho fatto vedere ora in alto a sinistra è la mappa misurata da COBE, ma satelliti più raffinati, più precisi di COBE, fino ad arrivare al satellite Planck, hanno fornito delle mappe ancora più precise di questa, come ad esempio quella che vedete al centro della slide, che è la mappa della temperatura di CMB osservata dal satellite Planck. E come vedete, è confermato questo pattern di macchioline più chiare e macchioline più scure, e di nuovo non riusciamo ad identificare una struttura precisa di queste macchioline. Possiamo pensare di costruire un istogramma, ad esempio, vedere quante di queste macchioline corrispondono a quali differenze di temperatura. Ah, vi volevo far notare, scusate, che in questo caso parliamo di differenze di temperatura dell'ordine del micro Kelvin, quindi la temperatura media del Kelvin, il dipolo milli Kelvin, qui arriviamo ai micro Kelvin. Se rappresentiamo un istogramma di queste differenti spot di temperatura, otteniamo l'istogramma che vedete qui in figura, ovvero queste differenze di temperatura si distribuiscono come una gaussiana che ha media zero perché abbiamo rimosso, ricordate, la temperatura media, quindi si tratta di fluttuazioni intorno allo zero. E la varianza di questa distribuzione è tale per cui queste differenze di temperatura sono una parte in 100.000 rispetto alla temperatura media. Si tratta quindi di fluttuazioni di temperatura molto molto piccole. Qual è l'origine di queste anisotropie? In questo caso l'origine di queste anisotropie è un pochino più interessante, direi molto più interessante, dell'origine del pattern dipolare, perché oggi noi riteniamo che queste fluttuazioni di temperatura derivino da dei semi molto particolari, da fluttuazioni quantistiche nell'universo primordiale che attraverso il meccanismo dell'inflazione sono state ingigantite e si sono trasferite nella radiazione di fondo cosmico e si manifestano attraverso queste fluttuazioni di temperatura, ma si sono anche trasferite nel campo di materia, si sono trasformate in perturbazioni di materia, quelle perturbazioni che hanno consentito la nascita delle strutture cosmologiche che vediamo intorno a noi, delle galassie e alla fin fine di noi stessi. Quindi si tratta di un'origine molto più interessante di quella con cui abbiamo spiegato il dipolo. Tuttavia, la storia non finisce qui, la CMB continua a riservarci delle sorprese molto interessanti, perché abbiamo scoperto che la CMB è in realtà una radiazione polarizzata e questa polarizzazione
deriva dallo scattering continuo dei fotoni con gli elettroni liberi. Questo scattering garantisce il fatto che la CMB diventi polarizzata, parzialmente polarizzata linearmente. E il modo che abbiamo per descrivere la quantità di polarizzazione della CMB è attraverso i cosiddetti parametri di Stokes, che alcuni di voi magari avranno già conosciuto studiando ottica. Se non li conoscete, si tratta di un formalismo molto semplice che ci consente di descrivere l'intensità della radiazione attraverso il parametro T, temperatura o intensità, e la quantità di polarizzazione lineare attraverso i due parametri Q e U, che rappresentano, nel caso Q, polarizzazione lungo un asse X o un asse Y, una volta identificato appunto un opportuno sistema di riferimento, e il parametro U invece una polarizzazione lineare di tipo diagonale, 45 gradi rispetto all'asse X. La cosa interessante da notare è che abbiamo capito che la polarizzazione di tipo U di natura primordiale è presente nella CMB solamente se siamo in presenza di onde gravitazionali primordiali, ovvero se il meccanismo dell'inflazione che riteniamo abbia amplificato quelle fluttuazioni quantistiche di cui abbiamo parlato prima, abbia anche generato delle perturbazioni di natura tensoriale, delle perturbazioni nella metrica che si propagano come onde gravitazionali. Da questi parametri Q e U è possibile ricavare delle mappe un po' che siano più facili da analizzare, da maneggiare dal punto di vista dell'analisi dati, che sono le famose mappe E e B, dove B sono stati scelti in analogia con i campi elettrico e magnetico. E di nuovo, se siamo in presenza di onde gravitazionali primordiali, allora ci aspettiamo anche che nella CMB si manifestino dei modi B primordiali. Quindi da qui nasce tutto il desiderio attuale di osservare questi modi B primordiali nella CMB, perché questo ci permetterebbe di capire l'esistenza appunto di queste perturbazioni tensoriali nella metrica, e ci permetterebbe di comprendere ancora di più il meccanismo che crediamo essere alla base dell'evoluzione dell'universo così come lo conosciamo. E la polarizzazione della CMB è stata effettivamente misurata, tra tutti anche dal satellite Planck. Qui a sinistra vedete una mappa della polarizzazione totale data dalla somma di Q e di U. L'orientazione di queste righette che vedete nella mappa dipende proprio dall'orientazione del vettore polarizzazione in quel determinato punto, mentre a destra potete vedere le mappe di temperatura Q e U osservate da un altro osservatorio di CMB, in questo caso il telescopio da Terra Bicep Keck. E la cosa che volevo farvi notare qui è che effettivamente, se guardate il segnale Q, notate questo pattern orizzontale e verticale a croce, diciamo, e nel caso di polarizzazione U invece notate un pattern ruotato di 45 gradi rispetto a Q, questa polarizzazione a 45 gradi. Ora, io vi ho appena detto che U primordiale è presente solo in presenza di onde gravitazionali primordiali, quindi se c'è U in questa mappa significa che abbiamo osservato le onde gravitazionali primordiali. Purtroppo la risposta è ancora no, perché dobbiamo aggiungere un altro tassello alla conoscenza della CMB ci ha consentito di capire che un tipo di segnale U può essere generato anche in assenza di un segnale primordiale. E la causa di questo è il lensing gravitazionale. Il lensing gravitazionale è dovuto all'interazione tra i fotoni della CMB, che si propagano a partire dalla superficie dell'ultimo scattering, e il potenziale gravitazionale generato dalle strutture cosmologiche che si formano nel nostro universo. Se pensate ad un fotone che si propaga a partire dalla superficie di ultimo scattering, che qui in questa figura è rappresentato dallo schermo colorato rosso e blu sul fondo,
Questo fotone si propagherebbe lungo una linea retta se fossimo completamente nel vuoto. In realtà la presenza di queste strutture cosmologiche, sappiamo dalla relatività generale, che genera un campo gravitazionale in grado di deflettere la traiettoria del fotone. E queste deflessioni fanno sì che il fotone osservato oggi ad una certa posizione nella sfera celeste in realtà non provenga esattamente da quella direzione, ma provenga da una direzione leggermente deflessa rispetto a quella che abbiamo osservato. E la combinazione di tutte queste deflessioni fa sì che la polarizzazione di tipo E venga modificata in maniera tale da generare una piccola componente di polarizzazione di tipo B. E si tratta appunto di quel segnale U che abbiamo visto nella slide precedente. Questo segnale B di Lansing è comunque un segnale interessante perché ci consente di descrivere appunto l'interazione tra i fotoni e le strutture cosmologiche che si formano nel nostro universo e di conoscere queste strutture, le proprietà di queste strutture stesse. Ma purtroppo rappresenta anche un contaminante se vogliamo invece riuscire ad estrarre il B primordiale, perché come vedremo tra un pochino la differenza di intensità di questi due segnali è purtroppo notevole e il segnale di tipo Lansing rischia di mascherare un segnale di tipo B primordiale. Ora, finora vi ho raccontato un po' di storia osservativa, un po' di proprietà anche osservative e fisiche della CMB, e ora invece vorrei raccontarvi un po' in che modo possiamo osservare la CMB. Vi ho parlato finora di satelliti, il satellite COBE, il satellite Planck, tra i due c'è stato il satellite WMAP che ha osservato la CMB, e non è un caso che siano stati lanciati dei satelliti per l'osservazione della CMB, perché l'osservazione da satellite è un'osservazione molto, molto ambita, anzitutto è molto più pulita e quindi ci consente di ottenere delle misure estremamente sensibili, estremamente accurate della CMB. Qui in questi quadratini al centro potete un po' osservare come è evoluta la sensibilità di questi satelliti alle anisotropie della CMB, alle fluttuazioni di temperatura della CMB. Partiamo da COBE sulla sinistra, che osserva appunto questa piccola differenza di temperatura, si percepisce appena che sulla scala di questo quadratino la temperatura stia variando. Arriviamo poi a WMAP al centro, che ci permette di apprezzare delle differenze di temperatura più significative. Riusciamo ad apprezzare, ad esempio, se ci concentriamo sull'angolo in alto a sinistra, che c'è una struttura all'interno di quella temperatura invece quasi uniforme osservata da COBE, per poi arrivare a Planck, che ha invece una sensibilità, una risoluzione angolare, si dice, ancora più accurata del satellite WMAP. Ci consente di apprezzare delle differenze di temperatura su scale angolari ancora più piccole, e quindi vedremo di ottenere delle informazioni da queste differenze di temperatura molto più precise, molto più accurate di quelle ottenibili in precedenza. Ma perché l'osservazione da satellite è così ambita? Innanzitutto perché ci permette di evitare tutta una serie di problemi che sono legati all'osservazione da Terra e causati dall'atmosfera, lo vedremo in un attimo. Quindi l'osservazione da satellite è più pulita da questo punto di vista. Poi il satellite, per sua natura, al satellite è consentito osservare l'intera sfera celeste, si può muovere in maniera tale da coprire con la sua osservazione tutta la sfera, e questo di nuovo ci permette di ottenere un'immagine più nitida, più accurata della CMB. L'altro motivo è che da satellite è possibile osservare molte frequenze della CMB, non solo alcune frequenze che invece sono osservabili da Terra. Perché questo è importante? Perché purtroppo, o per fortuna, a seconda di qual è il vostro interesse scientifico, la CMB non è l'unica emissione che possiamo osservare guardando il cielo, ma il segnale di CMB ci arriva insieme a tutta un'altra serie di segnali
astrofisici sia dalla nostra galassia che al di fuori della nostra galassia, che però nel nostro caso rischiano di mascherare il segnale di CMB. Questi due grafici che vi ho messo nella slide vi riassumono un pochino quali sono le principali emissioni che possiamo osservare. Questi grafici dimostrano l'intensità di queste emissioni in funzione della loro frequenza. A sinistra abbiamo l'emissione totale, l'intensità, mentre a destra abbiamo l'emissione polarizzata. E se ci concentriamo sull'intensità, la polarizzazione è analoga, vediamo che la CMB ha un'emissione, in queste specifiche unità di misura, ha un'emissione costante fino a circa 100-140 GHz, per poi crollare rapidamente a frequenze più alte. Alle frequenze più basse, il segnale di CMB è dominato in realtà da altri segnali astrofisici, come ad esempio l'emissione dalla polvere galattica, oppure l'emissione di sincrotroni, che proviene dall'accelerazione di elettroni all'interno del plasma magnetizzato, mentre a frequenze più alte, oltre i 200 GHz, l'emissione è dominata completamente da questa polvere galattica. Altro non sono che dei granelloni di materia che assorbono la radiazione e la riemettono nell'infrarosso, mascherando completamente qualsiasi altra emissione. Dobbiamo quindi estrarre il segnale di CMB da questo mare magnum di emissioni astrofisiche, e possiamo farlo osservando a diverse frequenze. Potete pensare a queste osservazioni come se volessimo risolvere un sistema lineare che ha tante incognite, quante sono le diverse emissioni astrofisiche o cosmologiche, e più equazioni abbiamo per risolvere questo sistema, meglio riusciamo a ricavare le diverse incognite, meglio riusciamo ad estrarre il segnale di CMB. Per questo è importante osservare alle diverse frequenze. Ciascuna frequenza è come se ci desse una diversa equazione per risolvere il nostro sistema. Tuttavia, le osservazioni da satellite sono osservazioni molto costose, sia in termini di impegno economico, pensate solo a dover lanciare un satellite, sia in termini di tempo. La pianificazione di una missione da satellite è molto, molto, molto lunga. Per cui è necessario trovare anche delle controparti che non siano da satellite, che siano più facili da gestire e da finanziare, che ci consentano comunque di osservare la CMB. Per cui cerchiamo di osservarla anche da Terra. E qui vi ho riportato una selezione di osservatori che negli ultimi tempi hanno consentito di osservare la CMB da Terra. Questi sono HAT e Polar Bear, che hanno osservato dal deserto di Atacama in Cile, e Bicep Keck e il South Pole Telescope SPT, che invece hanno osservato o stanno osservando, continuano ad osservare dal Polo Sud. Le osservazioni da Terra sono molto più facili di quelle da satellite, perché ovviamente riusciamo a controllare il nostro strumento. Se dovesse succedere qualsiasi cosa, non dobbiamo andare a recuperare un satellite, che molto spesso è irrecuperabile perché viene lanciato molto lontano dalla Terra, ma invece riusciamo a gestire qualsiasi inconveniente possa succedere allo strumento quasi in tempo reale. Inoltre, le osservazioni da Terra ci consentono di realizzare dei telescopi molto grandi come HAT ed SPT, che altrimenti non riuscirebbero ad essere lanciati su satellite per questioni tecnologiche, ma anche per questioni di spazio all'interno dei lanciatori. E specchi molto grandi, telescopi molto grandi sono importanti, perché se lo specchio è molto grande ci consente di raggiungere una risoluzione angolare molto più piccola, quindi ci consente di apprezzare delle differenze di temperatura su scale molto più piccole di quelle che vi ho mostrato prima nelle mappe precedenti, e questo è importante per estrarre informazioni cosmologiche dalla CMB. Il problema dell'osservazione da Terra, dunque voi direste: perché allora non osserviamo da Terra se ci sono tutti questi vantaggi? Il problema è dovuto al fatto che le osservazioni da Terra sono limitate dalla presenza dell'atmosfera. Le molecole di vapore acqueo
che sono presenti nell'atmosfera vengono eccitate da radiazione che ha esattamente la stessa frequenza della CMB. Per cui paradossalmente rischiamo di avere un fotone che si è propagato attraverso tutto l'universo a partire dalla superficie di ultimo scattering, sta quasi arrivando sulla Terra e lo perdiamo perché ha interagito con l'atmosfera, ha eccitato questa molecola di vapore d'acqueo e non riusciamo più ad osservare il fotone di CMB. Ci sono solo una serie di finestre osservative che l'atmosfera rende possibili da Terra, che sono quelle rappresentate in questo grafico in alto a destra, dove vedete in nero e in grigio l'emissione dell'atmosfera in funzione della frequenza e in rosso e in blu invece le bande di osservazione che sono state proposte da un futuro esperimento da Terra. Come vedete si tratta di un numero di bande molto più piccolo di quello che invece è consentito da satellite. Quindi questo limita un pochino l'osservazione da Terra. L'altra limitazione è dovuta al fatto che da Terra non riusciamo ad osservare l'intera sfera celeste, perché il telescopio si trova piantato a terra, perché dipende a seconda della latitudine a cui si trova, ha accesso ad una porzione di cielo diversa. In questo globo colorato vi ho riportato un po' il footprint di alcuni di questi esperimenti, le zone di cielo che sono osservabili da questi esperimenti. In viola potete vedere la zona di cielo che è osservata da HAT, in rosso quella osservata da BICEP e in azzurro quella osservata da SPT, e confrontate invece con il footprint della sfera a destra di WMAP e di Planck. Vedete che WMAP e Planck osservano quasi la totalità della sfera celeste, dove quasi è veramente all'illuminazione della banda della galassia, che è troppo brillante, insomma, per fornire delle informazioni cosmologiche rilevanti, mentre gli esperimenti da Terra osservano porzioni di cielo più limitate e quindi forniscono un'immagine della CMB un po' più limitata di quella che potete avere da Terra. Possiamo limitare il problema legato all'atmosfera osservando in parte da Terra, ma attraverso dei palloni. Sono stati proposti e hanno volato una serie di esperimenti su pallone che sono stati lanciati appunto su un pallone stratosferico, che hanno permesso di superare la barriera dell'atmosfera e quindi di poter osservare un cielo un po' più pulito di quello che è osservabile da Terra. Si tratta di osservazioni senza dubbio interessanti, ad esempio l'esperimento Boomerang, che è stato tanto importante per la cosmologia, ha fornito una delle prime misure del parametro di curvatura dell'universo. Ad esempio l'Italia ha giocato un ruolo fondamentale in Boomerang, sono stati lanciati da pallone, ma anche in questo caso possiamo avere accesso solamente ad una porzione limitata del cielo, perché si tratta comunque di strumenti delicati che hanno una durata molto più limitata rispetto a quella che potrebbero avere i tradizionali strumenti da Terra o satelliti, e sono legati anche alle condizioni, la loro osservazione è legata anche alle condizioni atmosferiche, sia per quanto riguarda il lancio di questi palloni, sia per quanto riguarda la durata stessa dell'osservazione. Dovete immaginare che questo pallone, insomma, va un po' in giro, non dico in balia degli eventi atmosferici, però insomma è importante tenere conto degli eventi atmosferici per la durata di queste osservazioni. Ciò nonostante, hanno fornito e continueranno a fornire, ci sono una serie di palloni previsti anche per il futuro, delle osservazioni di CMB estremamente interessanti ed importanti. Ora vi ho fornito una carrellata delle modalità osservative della CMB e vorrei riassumervi un pochino che tipo di informazioni riusciamo a ricavare dalle osservazioni della CMB. Per capire che tipo di informazioni ricaviamo dobbiamo introdurre un pochino di formalismo e vi basterà sapere che è utile decomporre l'osservazione della CMB che facciamo sulla sfera in armoniche sferiche. Non vi serve comprendere molto cosa siano ora queste armoniche sferiche, vi basti sapere che si tratta di una base
sulla quale è possibile decomporre appunto la CMB e i coefficienti con cui la CMB viene descritta attraverso la compilazione lineare di questa base contengono le informazioni di fisica fondamentale di evoluzione dell'universo che stiamo cercando. Questi coefficienti sono gli ALM in questa figura, in questa slide, e racchiudono un pochino la stessa proprietà che abbiamo osservato nelle fluttuazioni di temperatura della CMB descritte attraverso un istogramma. Se facciamo un istogramma di questi coefficienti per ogni L delle armanti sferiche, vediamo che questi coefficienti sono distribuiti gaussianamente con una varianza che è questo CL e che è lo spettro, il cosiddetto spettro di potenza della CMB. Che cos'è lo spettro di potenza? È legato alla funzione di correlazione a due punti. In pratica la funzione di correlazione a due punti ci dice quanto due punti che distano sulla sfera tra di loro un certo angolo teta risultano correlati tra di loro. E lo spettro di potenza porta lo stesso tipo di informazione. Lo spettro di potenza è importante perché se una variabile, voi sapete che se delle variabili sono distribuite gaussianamente, tutte le informazioni di questa distribuzione possono essere condensate solamente nella media della distribuzione, che nel nostro caso è zero, perché abbiamo eliminato la temperatura media, e nella varianza della distribuzione, in questo caso il CL. Quindi, anziché trattare le mappe della CMB, che sono oggetti molto grandi e in alcuni casi difficili da maneggiare dal punto di vista dell'analisi dati, possiamo calcolare lo spettro di potenza di queste mappe. E otteniamo così queste famose immagini, che immagino avrete visto altre volte, degli spettri di potenza della radiazione in fondo cosmico. Qui vi ho riportato le misure effettuate da Planck in rosso per diverse combinazioni di mappe. In alto vedete lo spettro della temperatura, al centro c'è lo spettro della correlazione tra la temperatura e la polarizzazione E, e in basso abbiamo lo spettro della polarizzazione E e lo spettro del potenziale di Lenzing, che abbiamo estratto osservando appunto le deflessioni dei fotoni di CMB dovuti all'interazione con le strutture che si formano nell'universo. Perché sono importanti questi spettri? Perché la loro forma è legata alla fisica della CMB, è legata sia alla fisica della CMB in epoca primordiale, quindi alle interazioni che la CMB ha avuto con il plasma primordiale, sia alla fisica più late times, quindi all'evoluzione, all'interazione di questi fotoni con le strutture che si formano nell'universo più vicino a noi. Possiamo notare anzitutto questa struttura oscillante di tutti gli spettri. Queste oscillazioni altro non sono che l'impronta di quelle oscillazioni acustiche di cui vi ho parlato all'inizio del seminario, che è rimasta impressa nella distribuzione delle fluttuazioni di temperatura e polarizzazione della radiazione di fondo cosmico. E come vedete, il satellite Planck è riuscito a misurare questi spettri, quindi è riuscito a seguire queste oscillazioni con estrema precisione. Se noi cambiassimo anche di poco la fisica che sta dietro a queste oscillazioni, cambiassimo ad esempio alcune condizioni dell'universo primordiale, inserissimo delle nuove interazioni tra i fotoni e le componenti del plasma, queste oscillazioni, questi picchi, si sposterebbero oppure aumenterebbero, diminuirebbero di ampiezza e rovinerebbero completamente il buon accordo che invece abbiamo ora tra la teoria e i dati, dove la teoria rappresenta il cosiddetto modello cosmologico standard. Quindi l'osservazione di questi spettri di potenza ci consente di vincolare in maniera molto precisa la fisica sia dell'universo primordiale che dell'universo più vicino a noi. Altre informazioni che riusciamo a ricavare riguardano di nuovo la fisica dell'universo primordiale, in particolare la fisica di quelle fluttuazioni quantistiche che immaginiamo siano alla base delle fluttuazioni di temperatura e delle perturbazioni di materia.
l'ampiezza di questi spettri e la loro pendenza è legata proprio alle fluttuazioni di queste, alle proprietà, scusate, di queste fluttuazioni quantistiche. Un'altra informazione è ricavabile dall'ampiezza dello spettro a piccole scale, ovvero dall'ampiezza dello spettro sulla destra di questi grafici, scusate, lungo l'asse X leggete il multipolo, che è l'inverso di una dimensione angolare, quindi bassi multipoli corrispondono a punti che si trovano a grandi distanze angolari tra di loro, mentre al contrario grandi multipoli corrispondono invece a distanze angolari molto piccole. La soppressione di questi spettri alle piccole scale angolari, quindi ai grandi multipoli, è legata sia all'interazione della CMB con gli elettroni in epoca primordiale, sia all'interazione della CMB con le strutture che si formano nell'universo late times, quindi interazioni di tipo gravitazionale. Perché sono importanti tutte queste considerazioni che ho fatto? Perché da queste considerazioni appunto ricaviamo informazioni sui parametri del nostro modello cosmologico standard. Abbiamo detto già l'ampiezza e il tilt, le proprietà delle fluttuazioni quantistiche primordiali, dall'altezza e dalla posizione di questi picchi ricaviamo come è composto l'universo, quindi quanta materia oscura, energia oscura, quanta curvatura c'è nel nostro universo e qual è il rate di espansione dell'universo. Dall'altezza della coda a grandi multipoli ricaviamo invece informazioni sulla ulteriore radiazione che è presente nell'universo. Ricaviamo ad esempio informazioni sulla fisica dei neutrini, ma anche informazioni sulla presenza di particelle più esotiche nell'universo primordiale che si comportavano come radiazione all'epoca. Finora non abbiamo parlato dello spettro BB. Ve ne parlo brevemente ora presentandovi questo grafico che rappresenta le misure che sono state effettuate dall'osservatorio Bicep Keck appunto dello spettro BB della CMB. I punti neri rappresentano misure della CMB, i punti blu e rossi sono invece misure di emissioni astrofisiche. La curva nera continua è la predizione teorica dello spettro di Lenzing BB, quindi quell'effetto dovuto alla modifica dello spettro E trasformato in spettro B a causa dell'interazione gravitazionale dei fotoni. E come vedete i punti neri si posizionano esattamente su questa curva continua. La curva tratteggiata potrebbe essere la predizione, cioè è la predizione teorica, quindi potrebbe essere lo spettro dovuto alla presenza di onde gravitazionali primordiali di una certa ampiezza. E purtroppo i dati attuali, la precisione dei dati attuali non ci consentono ancora di stabilire se questo spettro BB primordiale è stato visto oppure no. Come vedete i dati non riescono ad arrivare con la dovuta precisione a distinguere tra la curva tratteggiata e la curva nera e la curva continua. Quindi non abbiamo ancora nessuna misura di onde gravitazionali primordiali, ma possiamo solamente mettere dei limiti superiori alla loro ampiezza. Nonostante tutto, però, questo ci consente di ottenere delle informazioni importanti, delle informazioni di rilievo sulla fisica dell'universo primordiale. Ora, siccome sono andata già molto lunga, vado brevemente su queste slide, se volete ci torniamo, ma qui ho cercato di riassumere un pochino le informazioni che riusciamo ad ottenere dalla CMB in termini di fisica fondamentale. Questa slide ho voluto riassumere il concetto che attraverso la misura di quelle proprietà delle fluttuazioni quantistiche di cui vi ho parlato prima e del limite superiore che mettiamo su R, riusciamo ad escludere tutta una serie di modelli teorici dell'universo primordiale che non sono in accordo con i dati e che quindi non forniscono una descrizione interessante, una descrizione utile dell'universo in cui ci troviamo. In quest'altra slide invece ho voluto riassumervi le informazioni che riusciamo a ricavare sulla fisica del neutrino,
È importante sapere che la CNB fornisce una misura indipendente del numero di famiglie di neutrini, indipendente da altri esperimenti che si possono fare, ad esempio da terra in laboratorio, e questa misura è in perfetto accordo con il modello standard delle particelle di 3 famiglie di neutrini attivi. E la CNB ci consente anche di porre un limite superiore alla misura della somma delle masse dei neutrini. Come sapete, i neutrini sono particelle massive, sappiamo che sono particelle massive, ma non abbiamo ancora misurato la loro massa individuale. La CNB fornisce un ulteriore strumento per porre dei limiti, per vincolare la massa, la scala di massa dei neutrini. Questa slide è un po' un bonus perché volevo farvi vedere come attraverso misure, osservazioni di CNB è possibile anche ottenere informazioni su tutta una serie di fenomeni astrofisici legati all'universo più late times. In un paper, in un articolo recente, è stato mostrato come dalle osservazioni alla diversa frequenza di CNB è possibile ricavare delle immagini di oggetti astrofisici, come vedete sulla sinistra, ma è anche possibile ricavare informazioni sulla fisica delle galassie, degli ammassi di galassie, ad esempio, su come è distribuito il gas all'interno di questi ammassi di galassie, e quindi ricavare un po' informazioni sulla loro evoluzione con il redshift. Oltre a queste informazioni, si apre tutto un capitolo su altri tipi di indagini che possono essere effettuati con la CNB, e in particolare un'area di ricerca molto interessante è quella che mira alla osservazione di fenomeni cosiddetti beyond the standard model, ovvero ci possiamo chiedere: il modello cosmologico standard davvero descrive in maniera accurata il nostro universo, o c'è qualcosa che ci è sfuggito e che è al di là del modello cosmologico standard? E a Ferrara abbiamo messo qui le diverse immagini degli studenti che lavorano su diversi progetti per rispondere a queste domande. Cerchiamo di chiederci appunto se sono esistite particelle esotiche nell'universo primordiale che hanno lasciato un impatto sulla CNB, se l'elettromagnetismo è standard oppure presenta delle proprietà che sono al di là del modello standard e induce ad esempio meccanismi di violazione di parità nella CNB. Qual è l'evoluzione degli ammassi di galassie, quali sono le loro proprietà, qual è la natura dell'energia oscura, e se riusciamo a vincolarne le proprietà confrontando le misure di CNB con misure di strutture galattiche, di strutture, scusate, a larga scala di materia. E infine cerchiamo di capire qual è il meccanismo che ha generato le perturbazioni da cui hanno avuto luogo le fluttuazioni di CNB a cui tanto siamo interessati e che tanto ci fanno penare. Per finire, vi do soltanto un flash degli esperimenti futuri che sono stati programmati e che avverranno nei prossimi anni. Il satellite Lightbird è un satellite promosso dalla JAXA, che è l'agenzia spaziale giapponese, con un contributo importante dall'Europa, che avrà come target scientifico l'osservazione dei modi di primordiali. Altri esperimenti sono stati proposti da Pallone, come LSPA SWIFE, che invece è un esperimento principalmente italiano, che ha anch'esso come target le larghe scale della CNB, quindi l'osservazione dei modi B primordiali, ma anche l'osservazione della polarizzazione E a larga scala, che ci consente di ricavare informazioni astrofisiche importanti. Non ve ne ho parlato, ma questo è anche un altro target scientifico rilevante per le osservazioni di CNB. E per finire abbiamo esperimenti da terra, come Simons Observatory e CNB, e più in là nel tempo CNB Explorer, che mirano ad osservare una combinazione di questi due fenomeni. Avranno una serie di telescopi che saranno destinati all'osservazione dei modi primordiali, e dei telescopi più grandi che invece serviranno ad osservare la coda a piccole scale angolari o grandi multipoli,
degli spettri di potenza della CMB. Vorrei concludere dicendovi che man mano che questi strumenti diventano più sofisticati e ci permettono quindi di osservare la CMB in maniera completamente diversa da come l'abbiamo osservata ora, diventa sempre più importante tenere sotto controllo le cosiddette sistematiche strumentali, ovvero non vogliamo che un comportamento inatteso del nostro e imprevisto del nostro strumento mascheri il segnale che vogliamo raccogliere, o ancora peggio che mimi il segnale che vogliamo raccogliere, quindi interpretiamo il segnale dovuto a un comportamento errato del nostro strumento come un segnale invece di natura cosmologica. E per cercare di tenere sotto controllo questo effetto è necessario conoscere il nostro strumento in maniera più che perfetta e quindi simulare sin da subito, sin da ora, delle campagne osservative di ciascuno di questi esperimenti. Ed è un po' l'attività che cominciamo a portare avanti ora. Cerchiamo di simulare qui, insomma, con i nostri strumenti computazionali cosa osserveranno questi strumenti per capire quali saranno le loro performance e per capire quanto dobbiamo conoscere il nostro strumento oppure come dobbiamo costruire il nostro strumento per ottenere i nostri obiettivi scientifici in termini di sensibilità sui parametri dei modelli che vogliamo conoscere. Io qui ho concluso, volevo convincervi del fatto che nonostante la cosmologia e lo studio della CMB sia ormai una scienza matura, c'è ancora tanto da scoprire, c'è ancora tanto da fare, c'è molto lavoro a disposizione delle persone interessate a lavorare in questo ambito. E se volete, se avete domande, curiosità, chiedetemi pure, sono felice di rispondervi, oppure contattatemi in un secondo momento. Grazie per l'attenzione. Grazie mille, ringraziamo la dottoressa Germino. Intanto, se qualcuno ha qualche domanda, è già pronta. Una domanda magari la faccio io a sto punto, intanto, mentre gli altri si riscaldano. Una è perché si vedeva soprattutto nei grafici a basso multipolo sia una maggiore incertezza o barre di errore più grande, ad esempio quando c'erano rappresentati vari spettri di potenza avevamo minore accordo, passiamo il termine. E un'altra invece più di carattere teorico, ovvero in che modo è possibile conciliare le misure di struttura a larga scala e di CMB, che la accennava verso la fine. Sì, allora, sono entrambe due domande molto interessanti e molto pertinenti. Allora, per la prima, immagino che ti riferisca alla differenza tra le barre di errore qui ai bassi multipoli e le barre di errore più avanti. Questa è purtroppo una caratteristica ineliminabile di queste misure perché è legata alla cosiddetta varianza cosmica, ovvero al fatto che viviamo in questo universo e osserviamo un solo universo. Dovete pensare al nostro universo come al risultato di un processo stocastico, quindi di questo processo noi non possiamo conoscere le proprietà individuali, ma possiamo conoscerne solo proprietà mediate, se volete. Quindi se riuscissimo a osservare diversi universi, diverse realizzazioni di questo processo, allora avremmo una conoscenza più accurata di questo processo. Avendo a disposizione un unico universo, siamo legati, siamo affetti da questa incertezza che è dovuta appunto al fatto che abbiamo una sola misura che possiamo fare per conoscere le proprietà del processo che ha portato alla generazione dell'universo che vediamo noi ora. Ora, in parte possiamo risolvere questo problema
facendo riferimento all'ipotesi ergodica, se alcuni di voi l'hanno studiata, se non l'avete studiata, in soldoni si tratta di trasformare delle medie sulle diverse realizzazioni di universo in medie spaziali su diverse patch, su diverse zone dell'universo. In pratica stiamo dicendo che se osserviamo delle regioni di universo che sono separate tra loro abbastanza, allora possiamo interpretare queste diverse regioni come se fossero dei risultati, delle realizzazioni indipendenti di questo processo stocastico. Quindi mediando su queste diverse regioni è come se stessimo mediando su diverse realizzazioni di universo. Ora capite bene che se guardiamo delle regioni che sono piccole, riusciamo ad individuarne molte che siano abbastanza separate l'una dall'altra. Se invece, e questo succede quando mettiamo le barre di errore sui punti che si trovano ai grandi multipoli, quindi alle piccole scale angolari. Se invece ci concentriamo su regioni che sono più grandi, quindi su scale angolari più grandi, quindi sui bassi multipoli, abbiamo molte meno regioni su cui possiamo fare la media e di conseguenza la barra di errore che associamo alle informazioni che ricaviamo da queste regioni sarà necessariamente più grande della barra di errore che invece associamo alle regioni più piccole. Ed è questo il motivo per cui vedete questa differenza tra le barre di errore ai piccoli multipoli e le barre di errore ai grandi multipoli. Per quanto riguarda la seconda domanda, la cosiddetta correlazione tra la CMB e le strutture a larga scala è un campo di ricerca molto importante perché ci consente di rispondere a tutta una serie di domande. Ad esempio, l'estrazione di quel segnale B dovuto al lensing è stato ottenuto per la prima volta correlando, cioè confrontando il segnale di CMB con il segnale proveniente da un tipo di strutture cosmologiche, delle galassie che emettono un certo tipo di segnale, e confrontando le misure di queste due osservabili è stato possibile ricostruire il potenziale di lensing e quindi lo spettro B dovuto al lensing. Un'altra risposta che vogliamo fornire correlando la CMB con le strutture di materia è legata alle proprietà dell'energia oscura, ad esempio. Questo perché le strutture di materia sono molto più sensibili della CMB all'energia oscura, perché l'energia oscura comincia a dominare l'evoluzione del nostro universo solamente a tempi più recenti, e quindi le strutture che si formano in tempi più recenti rispetto alla CMB, che invece si è formata in tempi molto più antichi, sono più sensibili della CMB. E correlando queste due osservazioni di CMB e di energia oscura e di strutture di materia, scusate, è possibile rispondere ad alcune domande legate alla proprietà dell'energia oscura e come questa energia oscura ha modificato le strutture cosmologiche che si formano del nostro universo. Un altro modo in cui invece la CMB può aiutare le osservazioni di strutture a larga scala è legato al fatto che quando osserviamo degli ammassi di galassie, molto spesso abbiamo difficoltà a calibrarne la massa, cioè a capire quanto massivi siano questi ammassi di galassie. La CMB ci può aiutare perché attraverso le informazioni che ricaviamo dal lensing gravitazionale, che è generato appunto da questi ammassi e che si manifesta nelle osservazioni di CMB, riusciamo a determinare quanta massa è racchiusa in questi ammassi, tale da modificare in un certo modo la propagazione dei fotoni di CMB. Quindi, se volete, è un interplay che permette ad entrambi i campi di guadagnare qualcosa e anzi di fornire delle risposte molto più precise e molto più interessanti di quanto non otterremo dai due campi indipendentemente. Grazie mille.
Qualcuno ha anche altri dubbi, altre curiosità da chiedere? Può anche se scriverlo in chat, abbiamo anche questa possibilità, se avete qualche altra domanda. Se no, Francesco, hai altre curiosità da chiedere? Hai altri dubbi magari? Ovviamente, come dicevo anche all'inizio, anche domande sulla anche carriera accademica, su curiosità, sul fare un dottorato un post in Italia, un postdoc all'estero, visto che c'è anche questa possibilità di chiedere che la dottoressa ha viaggiato abbastanza, diciamo. Un po' meno, sì. Sì, forse io chiederei quanto è importante spostarsi, anche visti i vari esperimenti che sono sparsi in tutto il globo, quanto è importante vedere altri posti oltre che i nostri dipartimenti, e visto che credo che sia una collaborazione molto, molto grande, una collaborazione internazionale. Quindi per lavorare in questo campo, quanto è importante spostarsi e vedere altre realtà? È sicuramente fondamentale non solo, non soltanto se lavori in collaborazioni internazionali. Io direi che è comunque utile viaggiare e trovarsi a lavorare in contesti diversi da quello di partenza, perché aiuta a formare il proprio profilo di ricercatore, di ricercatrice. Aiuta a conoscere ambienti nuovi, aiuta ad interagire con persone diverse, con modi di pensare diversi, anche con ambiti di ricerca diversi, perché magari uno finisce a lavorare in un gruppo di ricerca all'interno di un istituto che lavora sui propri stessi argomenti, ma all'interno dell'istituto si trovano gruppi di ricerca che lavorano in ambiti diversi. Quindi l'interazione con questi gruppi di ricerca è sicuramente vantaggiosa, piuttosto che rimanere invece in un ambiente che è legato solamente al proprio ambito di ricerca. Se poi a questo si aggiunge il fatto di lavorare in collaborazioni internazionali, è evidente che più tempo si passa ad interagire con persone che lavorano in posti diversi, e migliore sarà la propria conoscenza della collaborazione, del lavoro che si fa all'interno di queste collaborazioni e della comprensione anche degli obiettivi della collaborazione. Notate che stiamo andando oramai anche in cosmologia verso un sistema in cui le collaborazioni scientifiche sono necessariamente molto grandi. Quindi in passato questi esperimenti di cui vi ho parlato, COBE, ma anche DAB, per esempio, erano costituiti da un numero abbastanza ristretto di persone, se pensate al tipo di lavoro che è stato fatto, mentre oggi parliamo di collaborazioni che contengono al suo interno 200 membri, 300 membri, insomma, sono molto ampie e si rischia un po' di perdere il filo di cosa fanno i diversi gruppi che si trovano all'interno della collaborazione. Ecco, mantenere dei rapporti stabili con questi gruppi è senza dubbio importante per evitare di sentirsi isolati all'interno della collaborazione. Ma in generale, ecco, il messaggio che vorrei far passare è che indipendentemente dal tipo di ricerca che sceglierete di fare, viaggiare e interagire con persone in scenari diversi. E magari anche lavorare in paesi diversi accresce senza dubbio la vostra cultura scientifica, ma accresce anche la cultura personale. Quindi è sempre guardato di buon occhio, almeno dal mio punto di vista, cerco sempre di spronare le persone a viaggiare e a fare questo tipo di esperienze. Un'altra domanda, ma lei ha sempre lavorato sulla CMB o anche in quello ha variato? Allora, ho sempre lavorato sulla CMB, ma all'interno di questa macro area ho un po' spaziato in varie sottoaree. Ho iniziato, ad esempio, occupandomi di proprietà della dark energy ottenibili a partire dalla CMB, poi invece ho cominciato a lavorare sulla fisica del neutrino e sui vincoli che la CMB può mettere sulla fisica del neutrino, e ultimamente sto lavorando invece sull'ultimo argomento di cui vi ho parlato, ovvero la conoscenza degli strumenti, la cosiddetta propagazione di effetti sistematici alle osservabili di interesse. Quindi sto studiando come alcune componenti di questi strumenti, se mal interpretate,
possono inficiare le misure, le osservazioni che andremo a fare alla fine. Quindi sempre all'interno della stessa macroarea, ma cercando un po' di spaziare di là e di qua. Qualcuno ha qualche altra domanda? David? Guardavo un po' la chat, ma non sembra arrivare nulla, quindi anche su Facebook. Non lo so se... Forse tutto quanto... l'ultima... Io era... Così concludiamo anche con la slide che era finale. La cosmologia è come... ha una storia molto giovane, soprattutto la CMB, però da quello che ho potuto un po' vedere e cominciare a capire, ha avuto una crescita davvero esponenziale negli ultimi anni, visto anche la varietà di settori che tange, anche lontanissimi. Sì, esattamente come dici te, se pensiamo a quando c'è stata la prima osservazione, non è passato poi così tanto tempo e ciononostante ci sono state tutta una serie di osservazioni che sono state finanziate, che sono state portate avanti, che ci hanno consentito di raggiungere il livello di conoscenza che abbiamo ora. Per farvi un esempio, torno qui, se pensate alle osservazioni di Kobe delle anisotropie, Kobe ha osservato solo una piccola parte con delle enormi barre di errore di questi spettri di potenza, in realtà solamente della temperatura, e invece guardate il livello di precisione che è stato raggiunto dal satellite Planck e immaginate il livello di precisione che potrà essere raggiunto dagli esperimenti futuri. Questo per dirvi che la cosmologia e la fisica della CMB sono reputate estremamente interessanti perché la quantità di informazioni sia sull'evoluzione dell'universo ma anche su questioni di fisica fondamentale, i modelli teorici che descrivono l'universo primordiale sono indissolubilmente legati alla fisica particellare, per esempio, oppure le informazioni che possiamo ricavare sulla fisica del neutrino. Insomma, la rilevanza e la quantità di informazioni che possiamo ricavare in ambito cosmologico è enorme e ancora ci sono tutta una serie di informazioni che devono essere estratte. Più andiamo avanti con l'osservazione, maggiore è la precisione delle nostre misure e più sono le domande che vengono fuori, nuove domande che vengono fuori, che possono essere risposte attraverso osservazioni sempre più precise. Quindi cioè, nonostante molto lavoro sia stato fatto, tanto altro lavoro rimane da fare, tante altre domande magari che non sono ancora state poste, devono essere poste dalle nuove generazioni, quindi se siete interessati, interessate, fatevi avanti perché c'è posto. Grazie ancora davvero per la disponibilità e per anche l'attenzione, grazie a chi ha seguito. Ringraziamo la dottoressa per la sua professionalità e cortesia. E prima di salutarci, cogliamo l'occasione per invitarvi al prossimo caffè scientifico che si terrà l'11 dicembre. Sarà tenuto da una vecchia conoscenza del nostro dipartimento, il professor Vagelli, che ora ha lasciato il nostro dipartimento e lavora a Roma, all'ASI. E ce ne parla e ci mostra, non so se ci può già mostrare la locandina, David. Sta arrivando, ci metto un po' sì. Con Facebook anche con la live un po' lenta, comunque sì, ci sarà già a breve il secondo appuntamento con il caffè scientifico, quindi tutti i presenti sono invitati anche al prossimo appuntamento. Restiamo in ambito spaziale, anche se nello spazio vicino, infatti sì, parlerà di Space Weather. Questa è la locandina, sperando che si carica. E dovrebbe arrivare. Ci metto un po'. Comunque il tema sarà Man versus Radiation, quindi ci occuperemo di un tema molto attuale, molto
recente, questa è quella di oggi, questo è il Si riesce a prossimo vedere? appuntamento, si vede, giusto? Io riesco a vederla. Gli altri Bene, riescono a vederla? penso di sì. Sì. Quindi questo è il prossimo appuntamento, è il venerdì prossimo, 11 dicembre, stesso posto, il link è sempre lo stesso, quindi l'aula Teams è sempre la stessa, neanche facile accedere, e stesso orario. E vi aspettiamo a questo appuntamento, con tema anche Parlerà connesso. appunto, Sì, vai sì. Francesco. Parlerà, se non ricordo male, leggendo l'abstract, delle sfide che si pongono con le nuove missioni spaziali, e in particolare la sfida, come dice qui, la sfida delle radiazioni per la colonizzazione umana nello spazio. Quindi parlando di space weather, è un ambito, insomma, anche questo. Nuove di frontiera e anche nuovo, insomma, per noi stessi studenti. Passo di nuovo la parola a David. Va benissimo, era quello che volevamo dire con questo piccolo spoiler anche con la locandina. Detto questo, anch'io ringrazio la dottoressa Gerbino per il seminario e invito i presenti a partecipare. Chi parla, scusa? No. Sentivo. Stavo Ah, ringraziando, ok, scusi. grazie a voi di nuovo per l'invito, per Grazie a l'attenzione. lei. Scusate, sono andata un po' lunga, un po' più di quanto era previsto. Ma no, va benissimo, grazie. Vi invito, se avete domande che non avete posto ora, giustamente perché si era fatto un po' tardi, anche a scrivermi privatamente se volete. Insomma, trovate l'indirizzo facilmente sul web. Grazie ancora per l'invito. Grazie a lei. Grazie mille. Ricordo che questa live poi è salvata, quindi per chi vuole vedersela in differita, se qualche pezzo vuole riguardarsela, su Facebook poi verrà messa anche sui nostri canali social, quindi è tranquillamente recuperabile. Detto questo, grazie a tutti e ci vediamo l'11 dicembre con il prossimo appuntamento. Buona serata. Buona serata a tutti. Grazie mille, buona serata.